Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Stanotte anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme, il nome significa casa del pane. In questa casa il Signore dà oggi appuntamento all'umanità. Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia. Di Dio nella casa del pane nasce in una mangiatoia, come a dirci: eccomi a voi come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare, non dà qualcosa, ma se stesso. Betlemme, scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, ma colui che dà la vita.